Benvenuti al tutorial di Quarry d'Or da parte dell'Associazione dell'Ordine della Rocca per il Comune di Bra. Il gioco è adatto a un'età di 8 o più e il numero di giocatori è di 2 o 4. Lo scopo del gioco è quello di raggiungere la linea di traguardo del lato opposto del piano di gioco con la propria pedina prima degli avversari. Disponete il piano di gioco detto tavoliere con 81 quadrati detti caselle e collocate nelle apposite fessure le 20 barriere. Ora ogni giocatore dovrà scegliere il colore della propria pedina. E quindi verrà sorteggiato il primo giocatore con il metodo che preferite. Un esempio potrebbe essere prendere tutte le pedine, mescolarle nelle vostre mani chiuse, dividerle nei due pugni e far selezionare l'avversario il primo giocatore. Quindi ogni giocatore posiziona la sua pedina al centro delle 9 caselle della prima riga in basso vicino a sé, ovvero la sua linea di partenza. In questo esempio una partita da 2 giocatori, in quest'altro esempio una partita da 4 giocatori. In 2 giocatori si hanno 10 barriere a testa, in 4 giocatori invece si hanno 5 barriere a testa. Quindi il primo giocatore dovrà scegliere fra due possibili azioni, ovvero se muovere la propria pedina o posizionare una barriera. Lo stesso faranno poi gli avversari nel proprio turno in senso orario. In questo esempio a 2 giocatori il giocatore nero vuole spostare la propria pedina e lo può fare solo in maniera ortogonale di una casella, ovvero la può spostare o in orizzontale o in verticale di un passo, quindi o indietro, in avanti, di qua o di là. Nel caso speciale invece il giocatore attivo bianco, che trova la pedina avversaria subito a faccia con la sua e non c'è nessuna barriera né tra di loro né dietro la pedina avversaria, può effettuare il salto, ovvero un scavalcamento finendo sulla casella a dietro l'avversario. Quindi il gioco prosegue del turno del nero, che decide di non muovere la propria pedina per utilizzare appunto una barriera. Una barriera serve per rallentare l'avanzata del giocatore avversario e può solo essere posizionata tra due blocchi e due caselle, in questa maniera qua. Non può uscire dal piano di gioco. La barriera deve essere posizionata sempre in modo da rallentare l'avversario e non bloccarlo. In questo caso, infatti, il giocatore bianco non avrebbe più accesso al suo traguardo, quindi questa mossa è proibita. Quindi il giocatore nero decide di posizionare la barriera in questo modo. In questo esempio di turno del giocatore bianco, il giocatore bianco vorrebbe muovere la propria pedina e si trova in un caso speciale perché potrebbe effettuare un salto. Però essendoci una barriera dietro l'avversario, può eseguire il salto laterale, ovvero o a sinistra o a destra. Caso diverso ancora nel caso in cui ci fosse un'altra barriera, quindi in questo caso qui il salto è l'unico possibile verso destra, in quanto verso sinistra c'è una barriera che lo impedisce, in questo modo. Quindi la partita prosegue tra i vari turni fra spostamenti e piazzamento delle barriere e terminerà quando uno dei giocatori, che per primo con la propria pedina raggiungerà la linea di traguardo del lato opposto e diventerà il vincitore. In comune accordo prima dell'inizio della partita, come ad esempio in un torneo, i giocatori possono darsi un limite di tempo di 1 minuto per mossa. E questo era Quarry d'Or. Perché consigliamo Quarry d'Or? Perché è un gioco che ci insegna che non sempre il percorso più veloce è il migliore. Inoltre è un gioco in cui la fortuna è assente e le partite sono piuttosto veloci. Questo e altri giochi potete trovarlo su stupefiction.com, che consegna gratuitamente in tutta zona Bra. Grazie per l'attenzione e buon gioco!